Access Channel. Now! Now! Carissimi, gli allievi di Terza Dado vi vogliono salutare e ringraziare in una maniera speciale. Un saluto musicale e non solo. Interpretano dalle proprie case la canzone Dove abiti. Gli allievi di Terza Dado si sono impegnati e divertiti in questi ultimi mesi nell'interpretazione di una canzone del gruppo rock dei Reale. La canzone si fa una domanda. E se poi accadesse quello? E se poi accadesse questo? Gesù, tra tutti i miei dubbi, fammi sentire che ci sei. Forse sei tu quello che cerco e che ho sempre cercato. A voi la Terza Dado in Dove abiti? Dei Reale. Sentir l'umanità dei mille amici nelle mie chat, di tutti i filtri tra i miei selfie e la realtà, di chi ho seguito, delle rockstar, che ne sarà? E se poi finisse qua e disconnesso senza social e WhatsApp, dei nostri vizi che resterà, senza youtuber, fashion blogger e webstar, senza uno schermo, quello che ho non si vedrà. Gesù, tra tutti i dubbi miei, fammi sentire che ci sei. Voglio una vita senza limiti, maestro, dimmi dove abiti. Forse sei tu quello che cerco, forse sei tu quello che ho sempre cercato. Tu trasforma questo cuore in casa. Progetti, studi e mille attività, dei miei amori, del mio tran tran, della ricerca della mia felicità, di ciò che ho scelto per l'anima che resterà. Voglio una vita senza limiti, maestro. Gesù, vieni ad abitare.
delete this channel. No! No! Cinema o teatro? Teatro, ma mi piace il cinema. Teatro. Teatro. Preferisco di più il cinema piuttosto che il teatro. Molto di più il cinema. Cinema. Adoro entrambi, infatti spero che riaprano presto. Però forse più il teatro perché ci sono gli spettacoli di danza che mi piacciono tantissimo. Entrambi, sia cinema che teatro. Direi cinema. 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 Tutte e due. Tutte e due. Teatro, tutta la vita. Sono un grande appassionato di cinema. Devo rispondere cinema, ma mi piace anche il teatro. Teatro. Nave, aereo, auto o treno? Aereo. Barca a vela. Treno. È più comodo l'aereo, ma preferirei di gran lunga il treno perché mi permette comunque di vedere i paesaggi. Nave, auto. L'aereo. La nave. Con la nave ho fatto i viaggi migliori. Mi muovo sempre in auto, ma sogno sempre di andare in aereo. L'aereo, sì. Perfetto. Vado a piedi, faccio prima. Aereo. Treno. Treno. Ma l'aereo ha i suoi vantaggi. Treno. Bicicletta. Auto. Facci un saluto simpatico. Ciao. Cheers. Ciao. Ciupa. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi! Buenos dias, 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 dias! A presto! Ciao a tutti! Un messaggio per i nostri ragazzi? Ragazzi, mancate tanto, manca fare scuola con voi. Speriamo davvero che vada tutto bene e di rivederci prossimamente. Siete stati super! Ragazzi, vola solo chi osa farlo, quindi osate. Godetevi l'estate che state per vivere, perché siete stati chiusi in casa 3 mesi con... È vero, le lezioni, i momenti divertenti, i buongiorni che organizzavamo per voi, però non avete avuto la possibilità di giocare, di essere fuori, di esplorare l'ambiente che vi circonda, quindi approfittatene per farlo quest'estate. Dai ragazzi, devo dirlo che dopo i primi 3 mesi mi siete anche un po' mancati. No dai, scherzo, non vedo l'ora di rivedervi tutti. Ragazzi, dite sempre sì, o meglio, cercate di gustarvi la vita buttandovi nelle cose senza tirarvi indietro per pigrizia o per paura o perché non vi sentite all'altezza. Carpe diem, diceva qualcuno. Beh, che prima o poi torneremo tutti insieme a passare un po' di tempo come si deve, qualità umana. Questo è il mio messaggio per voi. Make art, not war.
Fate i bravi se potete. Ciao ragazzi, non vedo l'ora di vedervi, davvero, chissà come siete cambiati. Credo che in questo periodo abbiamo imparato tutti qualcosa, soprattutto di noi stessi, che ci ha sorpreso e che pensavamo di non possedere. Ecco, facciamone tesoro, conserviamola e riutilizziamola all'occorrenza. Un abbraccio a tutti. Costruitevi una vita semplice ma mai mediocre. E a settembre vi spiego cosa vuol dire mediocre. Ragazzi, tenete duro, dai. È andata così. Non si guarda indietro. Siamo cresciuti. Avanti e guardiamo all'anno prossimo con fiducia. Ragazzi, non vi fate abbattere dalle difficoltà. Siate sempre voi stessi. Hashtag per l'anno trascorso? Siamo tosti, ce la faremo. Hashtag grazie per esserci sempre stati, distanti ma uniti. Hashtag state sereni. Bene ma non benissimo direi. Ciao ragazzi, un saluto, ciao ciao. Imparare sempre. Hashtag ho tanta voglia di uscire. L'anno trascorso purtroppo resterà un anno a metà, però recupereremo il tempo perso con più qualità, più amore e più affetto. Più forti insieme.